Ma non hanno funzionato tante cose purtroppo. Se chiudiamo il campionato con 23 punti vuol dire che non siamo stati all'altezza della Serie A. Quindi dire una cosa sarebbe riduttivo, non sono funzionate tante cose, troppe cose, anche se sono convinto che con qualche infortunio in meno probabilmente questa squadra poteva fare un campionato diverso. Abbiamo dimostrato nelle ultime partite, ma anche quelle prima, di essere una squadra di valore. L'abbiamo visto onorando il campionato fino all'ultimo come dobbiamo fare. Siamo dei giocatori che non siamo stati particolarmente fortunati. Poi magari arrivava lo stesso questa retrocessione, però poteva venire in maniera diversa. Sono sicuro che, come ho detto prima, abbiamo avuto delle defezioni importanti nei momenti clou del campionato, quindi è una squadra come questa, magari ne ha risentito più del dovuto. Sì, sicuramente sì, perché comunque ho avuto degli infortuni lunghi, purtroppo la società contava tanto su di me. E io ero venuto qua con tanto entusiasmo, convinto che poteva essere un anno importante, un anno diverso sicuramente, però così non è stato. Ripeto, anche lo stesso Benali, abbiamo avuto delle defezioni importanti. Poi magari non avresti raggiunto l'obiettivo comunque, questo non si può mai sapere, però sicuramente sarebbe stato un campionato diverso. La società riponeva in me tanta fiducia, è normale che è stata un'assenza importante la mia, non è per fare il fenomeno, però è normale che quando uno ha tanta esperienza in Serie A e una squadra punta su un giocatore così, quando ti viene a mancare è normale che tutta la squadra, anche l'ambiente comunque, lo spogliatoio, anche i ragazzi ne risentano, io per primo, ma sono sicuro che anche all'interno dello spogliatoio, in campo e fuori, la mia assenza è stata abbastanza importante. Sì, fa assolutamente piacere, anche la scorsa partita col Verona, comunque quando sono uscito sono stato accompagnato da applausi, fa enorme piacere, fa enorme piacere, fa capire che è una piazza che riconosce quello che uno cerca di fare di buono. Posso solo dire che mi dispiace e che aspetto una telefonata del Presidente. Buon, allora l'esordio in Serie A soprattutto è una cosa indescrivibile. Ero emozionatissimo dal primo minuto e fino al 90esimo ero molto molto emozionato. È andata bene perché abbiamo subito gol e adesso vediamo il prossimo anno cosa ci riserva. Beh, Cordaz e Festa, prima di essere portieri, sono due grandi uomini. Che rispetto e vedere gli altri portieri è un'emozione, anche quella è un'emozione unica. Sono grato di questa grande esperienza. Certo, si cresce sempre e spero di rimanere in questa meravigliosa città e il futuro andrà come andrà, nel senso che si vedrà. Io sono contento per quest'anno, di come ho lavorato con la squadra, di come ho lavorato con i portieri e niente.